Anch'io voglio correre una maratona. Se stai guardando questo video è perché anche tu una volta nella vita ti sei chiesto perché non correre una maratona, o almeno vorrei correre una maratona, vorrei provarci. Beh, provare a correre una maratona è un'esperienza unica. Non conosco nessun runner che ha corso la maratona e dopo se n'è pentito. Se qualcuno ve l'ha detto, mente. Benvenuto sul mio canale, io sono Endurance e in questo video vedremo quanto tempo ci vuole per preparare una maratona. E lo vedremo da tre diversi punti di vista, ovvero uno che è già maratoneta, chi ha corso soltanto una mezza maratona e chi è un neofita, quindi ha corso 10 km o meno. Vedremo queste distinzioni e anche chi viene da altri sport, come può essere il ciclismo o il triathlon. Quindi seguite il video fino alla fine e scoprirete quanto tempo ci vorrà in base alla vostra condizione atletica. Partiamo subito da chi ha corso già una maratona. Ovviamente chi ha corso una maratona ci metterà meno tempo, quindi saranno necessari 3-4 mesi di preparazione. Questo ovviamente dipende dall'obiettivo che si ha. Se si decide di preparare una maratona per un determinato tempo, quindi di chiuderla entro un tempo ben stabilito e magari veloce, è necessario qualche mese in più, qualche settimana in più. Comunque in teoria 16 settimane vanno bene per chi già è maratoneta e comunque non ha sfaccato molto. Per chi invece ha corso soltanto una mezza maratona, sarà necessario un periodo che va dai 5-6 mesi. Questo perché è vero che il corridore ha corso già una mezza maratona, però il tipo di impegno fisico che si ha per correre una maratona è molto più alto. Anche a livello mentale, comunque, c'è una fatica maggiore. È vero, c'è già una minima confidenza con i lunghi, però i lunghi per la maratona sono ben più lunghi e hanno necessità di una preparazione maggiore anche dal punto di vista dei tendini e della muscolatura. Quindi siamo già a un buon punto, ma è necessario fare un po' di più. Concentriamoci invece più su chi ha iniziato da poco a correre, un neofito, comunque ha corso al massimo 10 km. Beh, dal momento in cui si raggiungono i 10 km o per chi ha già corso 10 km saranno necessari dai 10 ai 12 mesi di preparazione, quindi un anno di tempo. Questo perché l'organismo, i tendini, i muscoli non sono allenati a uno sforzo del genere, quindi è necessario un anno di tempo in modo tale che il corpo man mano abbia degli adattamenti e riesca ad assimilare tutti questi allenamenti, questi sforzi, in modo tale che il corpo sia pronto. Questo perché il nostro organismo, i tendini, la muscolatura non è adatta a un determinato sforzo come quello della maratona. Perciò è necessario che nel corso del tempo ci si alleni in maniera graduale e ci siano tutti questi adattamenti utili poi per poter correre una maratona in maniera ottimale. L'obiettivo principale di chi è un neofita, di chi ha corso appena 10 km e ha necessità di fare la maratona, è quello di chiudere la maratona senza chiudere in un tempo ben specifico, ma di chiuderla col sorriso, in modo tale che ci sia un bel ricordo della maratona e poi in futuro si avrà voglia di rifarla un'altra volta. Torniamo alla fase cardine di introduzione, ovvero nessun maratoneta vi dirà che non è stato contento di aver corso una maratona, e chi lo ha fatto? Mente. Vediamo qualche consiglio per chi si approccia alla maratona, sempre riferimento a chi ha corso 10 km come massimo nella sua vita. Beh, il primo allenamento da fare sicuramente è quello di stare sulle gambe. Sì, di stare più tempo possibile sulle gambe, di camminare, di stare in piedi anche quando si lavora, anche quando si studia, di evitare di prendere l'ascensore, di camminare il più possibile. Il corpo non è abituato, quindi deve essere abituato a stare maggiormente sulle gambe, più tempo possibile. Questo veramente è da consigliare a tutti, anche a chi è già maratoneta, anche a chi fa altre distanze. Però è ancora più importante per chi non si è mai affacciato a questa distanza. Perché pensate che in un giorno dovete correre per 4 ore, 5 ore, 6 ore, dipende in quanto tempo riuscite a fare la vostra maratona. Non penso state mai 6 ore in piedi, 6 ore camminando, 6 ore correndo, quindi è necessario che il corpo si abitui nel corso del tempo. Questo è il primo consiglio fondamentale. Il secondo consiglio è che è necessario allenarsi almeno 3 volte a settimana. Una volta magari durante la settimana e il sabato e la domenica dedicati più ai lunghi. Veramente sarebbe ottimale allenarsi 4 volte a settimana, però se non si riesce per impegni familiari e lavorativi, 3 possono bastare per preparare la nostra prima maratona. Come preparare però questa maratona? Quali sono gli allenamenti da seguire?
per questo argomento vi rimando un video ad hoc che uscirà nelle prossime settimane. Nel frattempo vi dico che nei primi mesi è necessario fare soltanto la corsa lenta. Ho già fatto un video per l'importanza della corsa lenta negli allenamenti e questo vale per tutti i livelli, sia chi inizia da poco e sia chi è già maratoneta, però soprattutto per chi inizia e ha necessità di fare molta corsa lenta appunto per stare più ore sulle gambe, è importantissima la corsa lenta. Inserisco qui su il video in merito alla corsa lenta che è uscito qualche giorno fa. Ovviamente nella preparazione della maratona è fondamentale stabilire quali sono le nostre diverse zone di allenamento, quindi i nostri tempi. Questo perché bisogna avere un tempo target nella maratona, perché partire troppo forte porterà appunto a decadere nella fase finale, quindi è necessario allenare il tutto. Se non sapete come ottenere questi dati, io vi consiglio l'app VDOT. Ho fatto un video ad hoc per stabilire le zone di allenamento, anche questo lo inserisco qui su. Infine, l'ultimo tema che vorrei affrontare in questo video è quello che riguarda degli atleti che vengono da altre discipline, come ad esempio il ciclismo, il triathlon, il nuoto. Ovviamente facendo già sport si avanti dal punto di vista aerobico. Quindi un ciclista ci metterà mediamente 8 mesi per preparare una maratona. Non deve abbandonare la bici, comunque è utile, però ovviamente la muscolatura, i tendini non sono allenati per uno sforzo del genere. Io in primis ho fatto questo passaggio dal ciclismo alla maratona. Il mio è stato un po' più impattante, non ho rispettato questo valore degli 8 mesi. E infatti, nella preparazione alla prima maratona ho riscontrato un infortunio, quindi mi raccomando, rispettate i tempi perché il corpo ha necessità di adattamenti. Se tornassi indietro, anch'io vorrei qualcuno che mi dicesse vai più piano, vai in maniera graduale. Però vabbè, l'ho imparato. Per chi viene invece dal nuoto, il discorso è molto diverso. Per chi viene dal nuoto sono necessari anche 16 mesi o almeno 10-12 mesi dal momento in cui si riescono a correre 10 km. Questo perché il nuoto è un gesto diverso. Anche in questo caso, però, ovviamente non abbandonate completamente il nuoto, comunque è sempre utile dal punto di vista aerobico. Chi invece è molto avvantaggiato è chi ovviamente fa già triathlon, perché già corre. Soprattutto per chi fa l'Ironman ovviamente già fa la maratona, fa già la frazione di maratona e quindi sarà molto avvantaggiato. Mentre chi fa mezzo Ironman ovviamente arriva fino alla distanza della mezza maratona, quindi ha la necessità di fare quei 5 mesi di preparazione per raggiungere la distanza della maratona. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo video. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto o se avete qualche particolare esigenza e volete chiedermi in merito ai tempi necessari per preparare una maratona. Vi ricordo di iscrivervi al canale se avete ancora fatto, di mettermi un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima. Ciao ragazzi e buone corse.